Promisi con lo dicere e sempre ancor lo voglio. Domine Iddio sa. Sempre mai loci tempestosi elessi, nella varietate granne di venti cui mai non mi sottrassi, né mi curai d'ascondermi al riparo che in terra non v'è magion sicura, né saldo frigore di cella oscura, né offizio senza peso e pesatura, né silenzio senza turbo e turbamento. Eppur nella caligine del mondo di vista io mai perdetti la via dritta, perché sempre bevvi all'acqua di accia, fulgida, plena, santa e benedetta. Domine Iddio sa. Spargere alta piacquegli la fama mia fra genti, chierici e ancora i regnanti. Poscia mi volle al dì del paragone e posemi al dunque d'oglio su coglio, a che di freccia scoccasse missione un messaggio di speme e tolleranza. Perdono a dote d'ogni fratellanza, non pe boni puscir di confusione, banditi scambi, scudi e corruzione. Domine Iddio sa. E quando il centro mio centrai, che ancora San Giovanni il dono vien donato, presero i gran potenti a scriver storie, e i più possenti ardirono a raccontar con l'oro e col ferro. Il rame s'aggiunge da sempre al bisognare. Domine Iddio sa. Ma io non sono filo né di porpora tosta né di inchiostro, né fil di delicata seta o lana. Son trino io nel battesimo del nome celeste, come dello cielo il manto, Pietro
come scorsoso l'arso monte ed angelerio, si pietoso il mento sta degno d'umiltà, sempre devoto nel silenzio e nell'asculto. Domine, Iddio, sa. Con forza ho sempre scelto, io volli camminare, volli cominiziare e volli rinnovare. Tutto luccica nel sacro perdono, nel vessillo, e tutto il resto della storia si perde. Il resto è solo perdizione. Domine, Iddio, sa. Le bianche stole, qual meraviglia al fine e qual consolazione dopo secoli e secoli di tribolata espiazione. Ma se udire il monito loro infonde al petto mio sì tanta gioia che conferma d'esser giunto alla suprema soglia, al disiato paradiso. Non comprendo tuttavia cosa faccia costui nello scintillar favella, proprio qui nello cielo degli spirti contemplanti, lungo la scala dorata che alta per l'alto sale. Nello primo mio viaggio ivi incontrai la sfera di San Benedetto lucente, coi seguaci suoi e della sua santa regola. Ma adesso non v'è conformità allo mio poema sacro, non v'è coerenza. L'ordine è perso. Vo' far chiarezza. Sentite, dico a voi. Voi, da tutti conosciuto come al secolo Pietro da Morrone, dite, se potete, a me, che in umiltà te chiedo cosa fate tra gli altisonanti nomi di cotanti beati? E per di più, a chi giovano questi proclami? Del resto,
vi sapevo confinato in altre piagge. Alighieri, non perdete il pelo. Inutile che diciate umiltate se profossate anche con lo sguardo sdegnoso orgoglio. Eppure dopo la morte vostra avete intrapreso lo vero viaggio, non quello simulato a comodo di Vossignoria della tremenda tragedia. E ci sono voluti ben 700 anni affinché arrivaste dallo sacro monte quassù in paradiso, e ancora non siete pronto. 7 volte 100, ricordate, 7 secoli di espiazione in purgatorio, e ancora resta scorza sulle vostre vesti. Tornate da Catone e ripassate la lezione, meglio vi mise a camminare fra i superbi per milioni di fiate in ardua cornice, ricurvo e schiacciato dal masso, e ancora oggi osate, come in vita, voi avete sempre fatto alzare il capo senza riconoscere che c'è altro piatto e altra mela al di fuori dello vostro. Ahi lasso, non vi siete appieno mondato. O forse vi è rimasto l'occhio ancora cucito dal fil di ferro che vi fece chiagnere attraverso l'orribile fessura quando, dopo i superbi, saliste ancora a ascoltare altra pena tra gli invidiosi. Ma per purgare tutte le peccata vostre, l'eternità, Alighieri, non basta. Attento, poeta, la condizione di beato in questo regno vi è precaria. Solo purezza di spirito consente l'assise nella candida rosa. Padre nostro, che nei cieli stai, non circoscritto, laudato sia il tuo nome e il tuo valore. Pregate, poeta, pregate con queste belle parole vostre, che non siano vuote. Pregate ancora. Ve ne prego. La regola aurea per non rispondere è quella di attaccare. Complimenti, frate, non c'è che dire. È questa la forza del vostro straforar parole? È questa la ratio del vostro predicare? Frate, picciol frate di picciol colore, chiarite piuttosto la vostra posizione. Perché usurpate questo regno? Alighieri, verbi grazia, dove avrei per vostra creanza di stare se non in paradiso col santo benedetto mio compare, mio maestro? Ho sentito dire che eravate giù nel regno dell'imbuto oscuro, proprio dopo la prima porta, là dove si lascia ogni speranza, fra le anime tristi di color che mai fur vivi, tra color che per usanza si chiamano senza infamia e senza lodo. No, no, no. Don't worry.
E da chi avreste udita codesta eresia? Forse da Jacopo, lo figlio il vostro? O l'avete firmata dritta dritta voi questa impietà, con l'inchiostro seminando dubbio? Fareste meglio ad ascoltare lo sacro custode coro. Lasciate ogni viltà, poeta poco sommo. Uscite allo scoperto e dite la vostra al mondo. È ora e con clarità te sa da parlare. E sia, io fedele allo mio maestro Virgilio non mi curai di lor, di quegli ignavi, neppur li guardai, passai e basta, ne feci solo terzine per lo poema. Ma la storia è altra cosa, quel che ha da restar la scrive non chi la vive, e noi c'eravamo entrambi, ai tempi nostri, entrambi coevi, perciò sappiamo bene come fu e di chi fu la pasta. Poscia chi arriva infra legge e dà convenienza la sua interpretazione, ma io non c'entro. Se sono qui giunto, se alla fine mi merito il paradiso dopo tanto dolore, è perché sono davvero morto e ho fatto grande espiazione. Onora il Dio la mia presenza. Ma è nella mia natura che io stia attento al cammino, che io mi preoccupi della via. E ho sentito dire che in questo secolo anco fra i beati pare vaghino degli infiltrati. Per carità, Dante, non bestemmiate. Come osate, come potete far politica in paradiso? Voi sapevate, voi c'eravate, voi avete scritto versi con l'inganno, voi m'avete collocato nella setta dei cattivi, quelli a Dio spiacenti e ai suoi nemici. Voi avete scritto versi e m'avete scritto che m'avete veduto e incontrato nell'antinferno, come l'ombra di colui che fece per viltate il gran rifiuto. Ma non è lo vero, Domine Dio, Ulsa. Non nobis domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam. Thank you.
Io sono letterato, uomo che aspira a Dio, ma che nell'impegno civile si è impregnato. Predicatore di libero arbitrio, di fede elevatore, non malo politicante come m'avete appellato. Vergogna, vergogna dovreste avere per una cotale grave insinuazione. Io non feci mai lo vostro nome. Ah no? L'astuzia non manca mai a chi ha spirito vendicatore. Ci sarebbe voluta troppa fatica, troppa faccia a condannarmi con lo nome iscritto per lo intero. Si rischiava forse l'eresia a dar del lignavo a un papa fatto santo e che a voi non piaceva sol perché dopo di esso venne colui che di voi e di Fiorenza fece strazio e vi condusse alla definitiva esiliazione. Ma voi c'eravate a Collemaggio, voi eravate tra i fedeli nella basilica della mia incoronazione, Dante mio, voi c'eravate, non dimenticate, accorso tra i pellegrini, avido di respirare già in terra aria di purificazione, profittando della perdonanza. Ma come fate a essere certo che io c'ero? Lo avete appena confessato, con l'abilità di lingua che vi contraddistingue. Ma io, Dante, sono un uomo di grotta e di caverna. Uomo che Iddio ha formato ad ascoltare e riconoscere tante lingue e tante teste. Io avverto ogni vibrazione del vento che passa nelle fessure e nelle fosse, della belva che freme nel buio scuro. Ho imparato a decifrare il passo da carezzare o da bandire. E senza accendere lo fuoco, io vedo tra mille la pecora che dorme e quella che vena. Domine! Iddio! Sa!
l'Onnipotente mi dette la forza della solitudine, perché nel rumore tante sono le parole, ma nello silenzio, Dante, nello silenzio una sola è quella, quella giusta, che diventa mandato divino di missione. Fu così che udii distinto lo compito mio. Per lo primo avevo da fondare una congregazione di fratelli pii e operosi e conquistar per loro dovuta e santa ricognizione dalla Chiesa. Erano tempi di Falcidi e scomunica, lo ricordate certo. Fino in Francia, a Lione mi recai, dal magnifico pontefice Gregorio e ottenni giustizia con la Santa Messa. Per lo secondo avevo da porre le basi a una grande costruzione, un sacro tempio degno della Santissima Madre del Signore. E fu così che sognai la Vergine Maria. Proprio nello cammino per la Francia, allorché mi riposai in quello stesso Colle Maggio, dove c'era una picciol chiesa. Fu Basilica Benedetta che ancor oggi splende in aquila e in ciel, ancorché l'urbe la terra scosse. Per lo terzo, più complicata è la discussione. Continuate, la questione è di interesse, vi seguo. Erano quasi 20 anni che io me ne stavo, convinto che vicino era il dì che avrei lasciato le mie spoglie sul monte. Ma si apparecchiavano nova tempora. Morì il Papa, venne la peste e i cardinali non trovavano fermezza nella soluzione dell'elezione. E il che non era sconveniente, ma di grande periglio per lo mondo. Non si poteva stare ad aspettare un popolo senza guida. No, un popolo perde la strada in certi tempi. Fu allora che predissi grave sciagura di castighi con parole che mandai perfino ai cardinali per inforcar loro il petto a lor sollecitare. Mai avrei pensato che l'Altissimo pensava a me e che su di me pensavano come re spirituale in tanti fedeli e regnanti, ma che anche quelli tosto convinti di aver facile manovra con anima gentile e inesperta di governo. Si disse pare che ci voleva uno onesto, insomma uno che non ardiva di rubare, ma al tempo stesso non s'accorgeva se altro cercava di rubare. E fu così che mi vidi in quell'estate dell'anno Domini 1294 giungere alla grotta Tre Chierici. Messi in grande affabulazione, si inchinarono dinanzi a me, ormai uomo vecchio con la rozza tunica, un meschino frate che attonito pareva esitare alla grande novità. Ma li stupii, perché fui io che mi prostrai al loro cospetto e poi andai al crocifisso e pregai, perché è nella preghiera che si trova ogni direzione. Fu dalla croce che venne la luce, un'aquila che in cielo scrisse: accetta, e io accettai senza chiedere il perché. E venne il poscia, il re da Napoli, e mi scortò, e io in sella a quel povero asino cui teneva le briglia mi condusse per la santa mia incoronazione. L'aquila mi indicò e io lo volli
E indicai. Indicai là dove l'aquila era volata, nell'urbe dove stava la basilica della Santissima Maria, quella chiesa che nel frattempo era nata coi celestini, fratelli miei, pronta per accogliere il celeste colore fatto in terra, Signore. Ma era un celeste piccolo. Ero io, celestino. E una volta pronunciato il voglio, Domine Iddio, m'ebbe a rivelare lo spirito dello mandato mio. Raccogliere in Colle Maggio ogni anno della folla pellegrina la supplice preghiera per l'Altissimo, a ciò che avesse in dono come gemme risplendenti il perdono, la sua misericordia e l'onnipotenza che ogni cosa lava in terra. Padre, la sapienza del Figlio e la grazia dello Spirito Santo, io firmai la bolla del perdono. Thank you.
ma poscia avete rifiutato. Perché? Dite perché, se non per viltà. Forse per stanchezza? Perché è più facile restar soli che remar con vesti d'oro tante? Perché siete andato a Napoli? Perché avete mollato le redini? Perché vi siete affidato a quel Caetani che tanto mal vi consigliò? Io non ho mai rifiutato. Io l'ho compiuto. Domine Iddio il sa. Lo terzo impegno era ormai esaurito. Avevo istituito il santo giubileo, il primo della storia. Vi pare poca cosa? Per quello ero destinato, per quello comandato, niente più. Dovevo lasciare il potere e tornare all'aspra solitudine. Alighieri, quanti potrei dire che gli altri nei secoli han detto? Io vi potrei raccontare che il Caetani fece fare ali e volto e mani e scritta con cose che luccicano di notte e non di dì, e poi fingendosi angelo e minacciandomi pene infernali mi fece leggere quella scritta che comandava che l'indomani, preso il manto e il pastorale e il primo cardinale fatto sedere sulla sedia di San Pietro, avevo a rinunciare e a dipartire. Potrei raccontare di inganni e altri ancora, ma non lo farò perché io volli e feci sempre quel che domine Dio. Mi comandò. Allorché il Caetani sia stato quel Bonifacio che ottenne il papato come una volpe, regnò come un leone e morì come un cane. E a me preferì far morir recluso in una rocca affumicata, lontano dai miei monti e dai miei venti. Ma la prigionia era un'altra prova che l'Onnipotente mi aveva sottoposto. Io dovevo morire perdonando e dovevo morire prigioniero con il perdono. Ma dovevate combattere, resistere. Basta così, poeta. Voi con lo scriver versi non dovevate ingenerare ombre sulla mia missione divina. Voi non dovevate sversare il volere di Domine Iddio. Voi eravate a Collemaggio, voi mi sapevate fatto santo confessore. Nessun dubbio si poteva lasciare su una mia pusillanimità. Ma ribadisco, io non feci mai lo vostro nome.
E poi, a dirla tutta, non alludevo certo a voi. È che non lo potevo rivelare. Io seppi che cosa accadde nel Gran Consiglio. In gran riservo, ma lo seppi. Prima del Caetani, prima di lui, per ben due volte ci fu consiglio. Alla prima, i cardinali elessero Matteo Rosso degli Orsini e fu egli a rifiutare. La seconda non ebbe esito, ma alla terza il Caetani accettò. Ma tutto questo in gran segreto doveva restare. Quello fu il gran rifiuto. Ecco, ora l'ho rivelato. Colui che fece per viltate il gran rifiuto. Ancora superbia la vostra, Alighieri, nel giustificare la storia. Ancora tracotanza di pretendere di sapere e di adeguare alla solo alla bisogna dire. Se questo intendevate, era vostro preciso dovere non fare ombra su un santo uomo con l'ombra di altri santi della storia, infamatori. Ma io non vi insultai, giammai. Voi, Alighieri, avete macchiato la storia di ipocrisia a vostro vantaggio. Voi avete giocato sul fraintendimento per non assumervi responsabilità. Se questo che avevate ora rivelato era il gran rifiuto, perché? Perché avete lasciato intendere che fossi io? Orsù vi accomodava vendicarvi del simoniaco Caetani Bonifazio. Ma che dite? Nello mio poema io scrissi di voi come di Bonifacio il predecessore. Colui che non duplicò le doppie chiavi della Chiesa proprio per intendere la santità. Per voi la Chiesa non condanna. Ego, ti absolvo. Alighieri, è vero, la Chiesa non condanna. Ma se volevate esecrare un gran rifiuto, avevate da parlare di colui che fece condannare Cristo. Intendo Pilato, che non scelse e consegnò il verdetto al volgo. Ve ne siete forse dimenticato? Pilato? Ancora con questo Pilato, tanto vale parlare anche di Esaù. Voi questo gesto celestino, chiamatelo pure come volete, chiamatelo rifiuto, abbandono, rinuncia. In ogni caso siete stato voi e voi soltanto che l'avete compiuto. E con questo voi avete decretato la mia fine. Thank you.
Ancora non riuscite a dimenticare. Ancora non riuscite a perdonare. Un artista, un gran letterato che resta impaniato nel ricordo del passato. Alighieri, nulla ancora. Voi avete purgato. Non potete restare in paradiso. Vi prego, prendete cognizione e scendete sotto a ripassare. Ma la vostra Chiesa non condanna, l'avete detto voi. Io non sono la Chiesa, io sono un semplice ministro di Domine, di Dio. Non v'è soluzione, dunque? Debbo rimanere in esilio in eterno? Io stesso che ho concepito un viaggio prima di morire per poi poterlo fare meglio dopo morto. Alighieri, voi mi ponete in grande ambascia. Grande misericordiosa la carità di Domine Dio. Resta che una soluzione, e la soluzione sta in quel dono che è lo vero e più grande insegnamento, il perdono. Tienilo a mente, Alighieri, io in nomine dell'Altissimo ti perdono e ti rimetto i peccati tui, anche se per difetto intrinseco di tua costituzione, tu non li hai dichiarati. Ego te absolvo a peccatis tuis, in nomine Patris et Filis
et Spiritus Sancti. Non nobis Domine, non nobis, sed nobis da gloria. Non nobis Domine, non nobis. Non nobis Domine. Non nobis. 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 Non n